In questo documentario c'è un vescovo che poi è stato scomunicato perché sosteneva i diritti delle persone LGBT. Dopo aver celebrato un funerale di uno dei più famosi attivisti per i diritti LGBT in Uganda, si vede questa scena nel documentario in cui lui è in macchina, sta tornando a casa, gli scende proprio una lacrima, si vede questa lacrima che scende, e dice: "Sono molto rattristato, sono molto addolorato, ma sono molto speranzoso per il futuro". E io quando ho visto questa scena di questo film, dopo aver visto tutto il film, che di sicuro se volete vederlo si chiama God Loves Uganda ed è un film meraviglioso, se volete vederlo ve lo consiglio perché vi aiuta molto a comprendere la situazione. Io vedendo questa scena mi sono detto, se lui la riesce in quella situazione, in quel giorno in cui ha celebrato un funerale, tra l'altro un funerale non riconosciuto perché lui non è più sacerdote per la Chiesa. Se lui in quella situazione è riuscito a trovare, a scovare un briciolo di speranza per il futuro, io credo che noi abbiamo il diritto, ma soprattutto il dovere, di rivendicare questa speranza insieme a lui. E che io spero che la voglia che portiamo a casa anche stasera è di trovare questa speranza. Perché se, io lo dico sempre, da quando sono in Amnesty, io mi rendo conto, ogni volta che scopro, leggo, cerco, vado, mi rendo conto che il mondo è forse anche più brutto di quello che mi immaginavo. Ma c'è una capacità, una voglia di cambiarlo che è ancora più grande. E allora la voglia diventa davvero quella di partecipare a questo cambiamento. E io spero che stasera voi torniate a casa con questo sentimento. Meno quello che io sentivo di volervi dare è più o meno questo qui, spero di esserci riuscito.